prima domanda. Dimmi, io ho letto il tuo pezzo, per cui un tuo articolo recente, per cui ti faccio questa domanda che voglio dirtela anche. Dimmi qualcosa del biologico, cioè il biologico, io ho letto una cosa bellissima che hai detto tu. Il problema è che il biologico debba avere dei reparti specifici nei supermercati e dei negozi specifici. Quasi che il biologico sia non la norma, ma la diversità. Dimmi qualcosa del trionfo del biologico. Oh, scusami, io un buon mestiere. Beh, innanzitutto il biologico dovrebbe essere la pratica normale. Laddove non c'è stata questa potenza della produzione agricola succube di un'agricoltura che è diventata sempre più tossicodipendente rispetto alla chimica, il biologico è quello che facevano i nostri nonni, i bisnonni, questo è il discorso naturale. Però siccome ha un certo fascino e diventa anche elemento di speculazione, e tu assisti a un fenomeno che molto biologico non crea anche degli sconquassi per come impostare. Sono stato in un negozio a Milano di prodotti biologici e ti ho detto che dove bere. Ma non è il momento del arrivo dall'Argentina. Capite che saranno biologiche, ma queste cose qui sono insostenibili, assolutamente insostenibili. Io penso che le buone pratiche biologiche deve essere la nostra prospettiva, non deve essere un concetto di nicchia. Io poi questa nicchia, quando sento la nicchia mi vengono. Cioè, i brividi, ma nelle nicchie si mettevano i cadaveri, io faccio un prodotto di nicchia, ma è la qualità alimentare è un diritto di tutti, non di chi, perché poi dentro questo concetto della nicchia o del biologico come elemento di business, e c'è il fatto che chi ha i soldi si permette la nicchia e tutto, chi non ha i soldi vada a mangiare. No, non è così. La rigenerazione della nostra agricoltura deve passare attraverso un processo di rigenerazione verso il biologico, ma verso le buone pratiche, anche con tempi che possano dare il tempo alla terra di rigenerarsi. Ma questo esige una grande campagna di sensibilizzazione rispetto alla qualità alimentare, e la qualità alimentare oggi si deve coniugare assolutamente con le buone pratiche. Ieri siamo stati a Bruxelles a fare una grande campagna proprio su questo argomento del cibo buono, e le organizzazioni dei contadini che praticano le buone pratiche biologiche, i cittadini che esigono la etichettatura e l'informazione, la qualità alimentare, tutti rivendicano che la nuova politica agricola comunitaria non venga più a premiare le grandi concentrazioni di terreni e di produzione, ma premi la piccola produzione, premi il diritto dei giovani di poter tornare alla terra e non di avere dei soprusi, perché oggi veramente la situazione è drammatica, non solo la questione biologica, qui siamo con l'agricoltura in ginocchio, e pensate che schizofrenia che ci tocca vivere, mai come in questo momento siamo assillati da media che qualsiasi ora del giorno, della notte, apri la televisione, c'è qualcuno con la padella che mi gira e va e tu, che spettacoli su spettacoli, a mezzogiorno, a mezzanotte, al mattino presto. E l'agricoltura veramente è schizofrenia pura.
si pagano le carote 9 centesimi al chilo ai contadini. Ma che paese siamo? Che paese siamo? 32 centesimi un litro di latte. Contadini produce il latte, questo lo porta nella centrale, leva il grasso, viene levato il grasso per l'industria acciaria. Questo latte impoverito viene messo nei cartoni, venduto a 1 euro. E se avete bisogno delle vitamine, mangiate il cartone, perché quel latte lì non c'è niente, l'ha levato tutto. Poi, siccome ci sono anche da sostenere quelli che hanno un po' la nicchia, cosa fanno con quel latte impoverito? Ci mettono l'omega 3. Ah, l'omega 3, il restyling, eccetera, 1,60 euro. 32 centesimi al contadino. Nelle mie Langhe, nel 1982, 30 anni fa, un quintale di grano, va bene, costava 25.000 euro. Quest'anno gli hanno dato 12 euro. Ma qual è il settore che può reggere una cosa del genere? Qui si parla del ritorno alla terra, le nuove pratiche, la comunità. Ma qui se non cambia qualcosa, qui siamo in ginocchio, siamo alla disperazione. Non si può fare solo della poesia, il cibo buono, ma quanto è bello il made in Italy, che Dio l'abbia in gloria, va bene? Che è un made in Italy basato molte volte anche sullo sfruttamento. Io vi do una notizia, spero che molti di voi la sappiano, io vengo dalla zona del Barolo, lo sai, se voi pensate che lo parli in piemontese è meglio che vi aggiornate, eh? 10.000 macedoni con famiglie nelle vigne del Barolo. E quando si parla del made in Italy, del parmigiano reggiano, gloria della nostra cucina, che veramente il parmigiano reggiano, sono più di 8.000 famiglie di indiani col turbante che vanno a mungere, perché gli italiani non dicono più i padani, no, no, sono gli indiani. E se siete convinti che la cortina della Val d'Aosta la faccia di Valdiani padani, aggiornatevi, no, costano no. Gli impianti di risalire. Erano indiani padani. Sì, indiani padani, sì. La cortina la fanno i magrebini, negli alpeggi, i polacchi, per non parlare di come sono trattati i neri in alla corte del pomodori a sud, o anche in parte del nord. Cioè, questo è un paese che ha perso il senso della memoria, della sua storia, della sua storia. Ecco, allora io dico che da questo punto di vista i nuovi paradigmi serviranno anche per correre ai ripari rispetto a queste distorsioni. E la nuova politica agricola comunitaria dovrà premiare quelli che fanno le buone pratiche, i giovani che devono tornare, che vogliono tornare, un nuovo concetto di distribuzione che possa dare remunerazione alle giovani imprese. E questo però ha fatto attraverso una battaglia di civiltà straordinariamente forte. E da questo punto di vista è preoccupante, credetemi, preoccupante che questo nostro paese non abbia l'orgoglio delle sue radici. Preoccupante. L'unico paese al mondo che in un anno ha cambiato 4 ministri dell'agricoltura. 4 ministri abbiamo cambiato in un anno. Il penultimo che viene da queste parti, appena gli ha detto che poteva andare ai beni culturali, pronti! Ma questo è significativo di una carenza culturale rispetto all'agricoltura, che credetemi oggi negli Stati Uniti è una delle punte di diamante su cui si rigenera la società americana. Si rigenera con gli orti diffusi, nelle scuole, nelle comunità, con il ritorno alla terra, i mercati contadini. Mi piace moltissimo che la Continenti li ha ricostruiti. E pensate, noi che avevamo i mercati dal Medioevo, abbiamo dovuto ricostruirli chiamandoli farmer market. Perché sono loro che hanno ridato dignità alla vendita diretta, perché la questione è questa, eh? 9 centesimi al contadino, voi sapete quanto paghiamo, e in mezzo c'è chi taglia la torta per tutti, eh?
Allora, questa distorsione è una distorsione che non sta in piedi e noi dobbiamo ricostruire un tessuto sociale sui territori che rigeneri questa sensibilità verso la terra, verso la produzione agricola e che ci riporti un po' a, coi piedi per terra, coi piedi per terra. Io dico sempre, se noi potessimo parlare con i nostri nonni, no? E dire, sai nonno, che io vivo in una società dove si spende più per dimagrire che per mangiare. Così fuori di testa. Eppure è così. Eppure è così. Siamo in una situazione perché la nostra agricoltura diventa gioco forza complice della distruzione del territorio. Se al contadino non lo paghi, arriva lo speculatore edilizio che gli dice vuoi fare una notizia, ma pronti! Adesso stanno arrivando quelli con l'energia solare, no? E per mettere, se tu non mi paghi, ti pago tanto per mettere i pannelli, e avremo distese di pannelli che renderanno quella terra non fertile per molti anni, su terreno fertile. Potrei renderla invisibile. Per non parlare delle biomasse, dove viene bruciato il mais per produrre energia. L'agricoltura non serve più per mangiare, tutto viene vissuto in questa maniera allucinante e continuiamo a mangiare suolo, continuiamo a mangiare suolo. In 18 anni abbiamo cementificato un'area equivalente a tutto il Lazio e all'Abruzzo messa assieme, in Italia, in 18 anni. E nella più totale irresponsabilità. La popolazione non è aumentata. E da questo punto complici anche i comuni che prese per la colletta, perché sono gli oneri li mettono per pagare il pulmino, per pagare le esigenze del comune. Sarebbe come dire, guardate, si è rotto il riscaldamento in casa, bene, bruciamo i mobili. Noi stiamo bruciando i mobili. E quando avremo bruciato tutti i mobili, il riscaldamento non ci sarà, perché noi saremo più poveri di prima. Questo è il paese che per secoli tutta l'intelligenza europea veniva a fare il grand tour per abbeverarsi della bellezza. Ma pensate che straordinario. Mandavano i figli, i futuri re, i futuri grandi personaggi del mondo, giravano per 2 o 3 mesi per l'Italia e nella bellezza introiettavano la cultura. Ma dov'è sta bellezza se continuiamo a distruggerlo sistematicamente? E 2 dei pilastri più importanti, io sto passando con dei problemi, la crescita, ma 2 pilastri importantissimi, va bene? L'agricoltura, il made in Italy, ce lo invidiano tutti le nostre qualità, dei nostri prodotti. 1. E la cultura, la bellezza dei nostri posti. Ma dove andiamo a cercarla la crescita se non investiamo su queste 2 cose qui, cultura e agricoltura? Cosa aspettiamo che arrivi il bambino Gesù? Ecco, allora, noi abbiamo una situazione per cui sul fronte del paesaggio e della cultura distruggiamo questo paesaggio, perché lo stiamo distruggendo. Sul fronte dell'agricoltura non diamo prospettive future. Io penso proprio che da questo punto di vista è opportuno che a partire dalle comunità noi rimettiamo in essere un processo virtuoso, perché niente peggio che distruggere la bellezza dei nostri luoghi e anche l'immaginario che c'è di questa nostra Italia. Vedete, perché come movimento io ho la fortuna di conoscere molto bene per il mondo anche i nostri soci, e credetemi, gli ultimi anni andare in giro con quel Presidente del Consiglio, guardate le figure, lasciamo perdere, però quanto alla gente del mondo piace l'Italia, piace l'italianità, il savoir-faire, il modo di essere, la bellezza dei nostri...
hanno proprio piacere e noi non mettiamo risorse e siamo i primi a distruggerlo. Questo secondo me è un grande momento di riflessione e i giovani secondo me devono investire su questo. Torniamo a investire su un tipo di economia che riprenda in mano questi due componenti, la cultura e l'agricoltura. Cioè, come mai è molto, molto.
Che problemi hai in famiglia? Il problema è che io, mio padre, mia madre, mie zie, i cugini siamo costretti a stare in famiglia con i nonni perché dobbiamo tutti quanti lavorare in campo. Poi cosa proponi per migliorare la tua situazione? Io spero solo che crepi il nonno. Noi aspetto, soltanto per modo esplicito, questo è il mio. L'altro, anche questo è l'altro vicentino, peraltro, un ragazzo che dice, domanda se, ma peraltro tutti che volevano, avrebbero voluto emigrare, avrebbero andarsene via. Comunque, quali, come ti trovi con i tuoi amici? Male. Perché mi trovo male, e questo qua faceva il contadino, mi trovo male perché gli altri amici quando escono sono vestiti da festa e io sono vestito da contadino e gli altri mi dicono sei un contadino. E questa è la base esattamente di un percorso che ha prodotto il grande sviluppo ma anche la degenerazione del contadino e della figura del contadino della piccola impresa. Immagino che anche in seguito a quanto ci ha detto Carlo Petrini, noi dovremmo, si debba puntare sul fatto che oggi almeno dirsi contadino non sia più un elemento di vergogna nei confronti degli altri, ma sia semmai un elemento di autoqualificazione e di autodefinizione. Non c'è dubbio che gli Annaverini saranno caratterizzati, spero, proprio da questa rigenerazione, grazie a giovani che ritorneranno alla terra magari dopo aver studiato e che cambieranno. Voglio solo dire una cosa, io non sono nostalgico del bel tempo antico, tanto per essere molto chiaro, perché la violenza, tutto questo c'era. Però io ho un problema, ad esempio, che dietro casa mia c'è un prato. Tutti sanno che il mio rapporto con la manualità è tale per cui io quando avevo il cane dietro tagliavo l'erba quando non lo vedevo più. Ecco, però vorrei dire una cosa, che forse questa distruzione è più grande di quella che doveva essere per certi aspetti, la rigenerazione della vita in campagna. Il 1950 il 50% della popolazione attiva era contadino. Oggi stiamo andando sotto il 3%. E questo ci pone problemi sì, veramente. Per cui l'agricoltura nuova è tutta da rivedere, però attenzione, conserviamo la memoria e la sapienzialità, perché con la memoria e con la sapienzialità ha risolto problemi gravissimi nel nostro paese, senza dubbio, anche per tanti anni per l'alimentazione, per la nostra alimentazione. Quindi questo è l'auspicio che dobbiamo fare e sarà una bella battaglia. E però deve passare, sono d'accordo con te, attraverso un senso di dignità per fare questo lavoro, l'orgoglio di fare questo lavoro. E vi posso dire che in tante parti del mondo c'è una controtendenza di giovani che vogliono arrivare. Certo, bisogna non mettergli la burocrazia in mezzo. Oggi per fare il contadino c'è più burocrazia che l'attenzione che puoi dedicare alla terra. Certo, bisogna creare nuove forme distributive che siano più remunerative. Certo, bisogna fare anche un squadro per poter avere scambi di informazioni, usare le nuove tecnologie al servizio della classe contadina. Questo è una nuova frontiera che io spero sia foriera anche di scelte di vita di giovani sui quali però poi è responsabilità nostra sostenerli, dargli una mano, fare in modo che la loro vita sia non dignitosa ma di più, che possano avere, come dire, creare quei presidi sul territorio. Che badate bene, sono i presidi anche di bellezza del paesaggio e sia chiaro in questo nostro paese
chi ha preservato per tanto tempo l'assetto idrogeologico erano i contadini. Il depauperamento delle campagne ha generato lo sconquasso che abbiamo sotto gli occhi, che oggi sta piova 4 giorni. È un disastro. Allora, ritorno alla terra non deve essere per fare le vite grame dei nostri vecchi, ma deve essere, con l'ausilio di tutti, una delle opzioni che tutti dobbiamo favorire e aiutare.